Ellen Rodriguez sarà la conduttrice della nuova edizione di Colorado. Nuova avventura per Belen con il programma di Italia 1 che tornerà nella prossima primavera 2019 sulla rete con divertenti novità. La prima è sicuramente la presenza di Belen, ma non solo. La comicità sarà come sempre la chiave di volta del programma. Ancora non sono stati resi noti gli altri nomi dei protagonisti. Visto che per ora Belen è impegnata con Sanremo Young su Rai 1, questo sarà un definitivo ritorno a Mediaset? Di sicuro la rivedremo come conduttrice della prossima edizione di Tu Si Cue Vales. Guerra aperta. Davvero Belen Rodriguez sarà la conduttrice della nuova edizione di Colorado. È la stessa showgirl argentina a rivelare l'approdo nel programma comico ideato nel 2003 da Diego Abatantuono, attraverso alcune stories su Instagram, dove riprende la squadra a lavoro per la realizzazione della nuova edizione, in onda in primavera. Affiancherà alla conduzione Paolo Ruffini, padrone di casa per 6 edizioni, l'ultima nella scorsa stagione, insieme a Federica Nargi e Gianluca Fubelli, due delle quali proprio in coppia con la Rodriguez. Per Belen, infatti, si tratta di un ritorno a Colorado, che l'ha già vista conduttrice nel 2011 e nel 2012. Intanto a marzo, su Rai 2, Stefano De Martino sarà alla guida di Made in Sud, programma nato in diretta concorrenza a quello di Italia 1. Tra gli ex coniugi è sfida a distanza. Nel bene e nel male, auguriamo ogni felicità agli ex. Critiche indelicate. È ufficiale, Belen Rodriguez sarà la conduttrice della nuova edizione di Colorado. Negli ultimi giorni, la showgirl è stata ancora una volta nel mirino delle critiche. Ad attaccare la showgirl argentina è addirittura Roberto Cavalli che, tuttavia, non è nuovo a commenti sgraditi verso volti dello spettacolo. Eppure, di fronte al commento di Cavalli, Belen decide di non replicare. La conduttrice ha preferito non dar corda alle accuse del noto stilista, che le ha consigliato di fare meno la stupida visto che ormai sta invecchiando. Punto.